È un autentico bollettino di guerra quello che proviene dal quadrilatero composto dai territori comunali di Sesti Levante, Casarza Ligure, Monelia, Castiglione e Chiavarese. Il vastissimo incendio su più fronti si è sviluppato intorno a mezzogiorno di ieri in località Novano e ha causato danni incalcolabili al patrimonio forestale, a case e strutture agricole. Sono più di 200 gli ettari interessati dal rogo, contro il quale hanno operato per ore con impegno e professionalità quattro Canadair, un elicottero, una forte squadra di uomini a terra, composta da Vigili del Fuoco di Chiavari, Rapallo, Genova, dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, dai carabinieri della Compagnia di Sesti Levante e Casarza Ligure e le polizie municipali dei vari comuni. Si è lavorato durante tutta la notte per tenere sotto controllo la situazione, che in mattinata presentava ancora dei focolai sul promontorio di Punta Baffe. La zona più colpita sembra essere quella di Contrada Boschi, dove gli abitanti di una casa hanno dovuto abbandonare l'alloggio, risultato inagibile. L'opera dei pompieri, della forestale, il massiccio intervento dei volontari antincendio boschivi e della protezione civile hanno limitato i danni, soprattutto alla millenaria chiesetta di San Rocco. Come ha comunicato in mattinata il sindaco di Sesti Levante Valentina Ghio, la statale Aurelia, chiusa ieri tra Poggio Macalè e il bivio per Novano, è stata riaperta al traffico veicolare. L'autorità giudiziaria nel frattempo sta cercando e valutando le cause del rogo. A metà mattinata il governatore della Liguria, Giovanni Toti, si è recato a Casarza Ligure per fare il punto della situazione. Beh, è stato uno dei fronti d'incendio più impegnativi di questi giorni e ce ne sono stati davvero molti. E in questo senso occorre ribadire che contro i piromani, contro chi fa scempio della nostra natura, occorre veramente una severità fuori, una severità al di là di ogni clemenza, perché è veramente un reato odioso. Dopodiché la macchina organizzativa ha funzionato l'attivazione dei Canadair che sono intervenuti tempestivamente, gli elicotteri della regione, ha funzionato la grande macchina del volontariato Ligure, che è una macchina importante, che è una macchina generosa, che ha fatto il suo lavoro in questi giorni con abnegazione giorno e notte. Oggi il fronte d'incendio è sostanzialmente sotto controllo, così almeno ci dicono i tecnici. Spiace per qualche polemica di troppo di chi in questi momenti difficili per la regione, invece di dare una mano, stringerci e dare dei suggerimenti e stringersi intorno alle istituzioni, coglie anche questi episodi veramente difficili, soprattutto per chi è impegnato a domare gli incendi e quindi anche rischiosi, per fare delle inutili polemiche dopo aver fatto tanti danni, sempre riguardo anche questo settore, compresa la protezione civile. Ovviamente noi ci stiamo lavorando, stiamo costruendo una centrale operativa unica che sarà aperta 24 ore 24, sia per il dissesto, sia per le alluvioni, sia per gli incendi, sia per ogni esigenza di protezione civile. Quindi credo che anche su questa strada non solo gli interventi di queste ore, ma anche le prospettive future siano la strada giusta per la Liguria. La dinamica adesso, perché sembra che ci sia un caso di un colposo, di uno che tagliava l'erba, sembra, e col defibrillatore che sembrerebbe aver preso fuoco. Quindi in questo caso però ci sono le indagini, per cui è una situazione ancora Su questo sotto. lasciamo che gli agenti della forestale, gli Certo, agenti di facciano polizia il loro lavoro. facciano il loro lavoro, onestamente. Il grande incendio partito da Novano riporta tristemente alla memoria un episodio analogo avvenuto il 6 settembre 2004. Anche in questo caso uno spettacolo spettrale. Centinaia di ettari di pinete di flora mediterranea in cenere, dalla via Aurelia al mare. Dal pomeriggio del 6 settembre distrusse pinete, oliveti e colture, baracche agricole, arrecando gravi danni ad abitazioni soprastanti Trigoso, nelle vallate del Rio Bardi e Valle Lago, facendo abbandonare le case. Purtroppo anche un morto, il pensionato tecnico dei cantieri navali Pietro Ferrando, di 69 anni, che è morto circondato dalle fiamme mentre stava spegnendo il fuoco vicino alla sua villetta di Valle del Lago. Altro episodio, il 9 settembre 2000, lo spettacolare incendio che coinvolse la zona di Sant'Anna e Cavi, con un fronte di 10 km, con fiamme altre 20 metri, nella zona del villaggio Mimosa, punto maggiormente colpito dall'incendio, nella pineta di Sant'Anna a Sesti Levante, e poi proseguito fino a Lavagna, nella zona ca di Cavi Alte e Sant'Eufemiano. Una gara contro il tempo, contro un fortissimo vento di tramontana.